questa nuova puntata di Spazio Comune TV. Elezioni amministrative del 6 e 7 maggio. Ecco come si vota. Ripristinare le corse tagliate della circonvesuviana. La richiesta del comune di San Giorgio a Cremano. Tre incontri pubblici per cambiare il volto di piazza Massimo Troisi. Un decalogo antipedofilia distribuito nelle scuole medie del territorio. L'associazione bocciofila ha il pollice verde e si prende cura di Villa Bruno. One ticket, please. Lord have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Si terranno il 6 e il 7 maggio prossimi le votazioni per l'elezione del sindaco e il rinnovo del Consiglio Comunale di San Giorgio a Cremano. Possono votare tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto 18 anni entro il 6 maggio del 2012, nonché i cittadini di un altro Stato membro dell'Unione Europea, purché risiedano a San Giorgio a Cremano e abbiano presentato apposita istanza al sindaco entro e non oltre il 40° giorno antecedente quello della votazione. Si voterà domenica 6 maggio dalle 8 alle 22 e lunedì 7 maggio dalle 7 alle 15. Gli eventuali ballottaggi si svolgeranno con gli stessi orari domenica 20 e lunedì 21 maggio. Ogni elettore avrà a disposizione una sola scheda sulla quale saranno riportati i nomi dei candidati alla carica di sindaco e, a fianco, il simbolo e i simboli delle liste che lo appoggiano. Il cittadino può esprimere il proprio voto in tre modi diversi: tracciando un segno solo sul simbolo di una lista, assegnando in tal modo la propria preferenza alla lista contrassegnata e al candidato sindaco da quest'ultima appoggiato. Tracciando un segno sul simbolo di una lista, eventualmente indicando anche la preferenza per uno dei candidati alla carica di consigliere comunale appartenenti alla stessa lista. E tracciando, contestualmente, un segno sul nome di un candidato sindaco, non collegato alla lista votata. Così facendo si ottiene il cosiddetto voto disgiunto. Tracciando un solo segno sul nome del sindaco, votando così solo per il candidato sindaco e non per la lista o le liste a quest'ultimo collegate. È eletto sindaco al primo turno il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi, e cioè almeno 50% più uno dei voti. Se nessuno dei candidati raggiunge questa soglia, si va al ballottaggio tra i due candidati a sindaco che al primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti. Viene eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito internet ufficiale del Comune di San Giorgio a Cremano, www.e-centrale-cremano.it. Si ricorda che per votare è necessario presentarsi nella propria sezione di competenza dotati di carta d'identità in corso di validità e di certificato elettorale. Ripristinare le corse della circonvesuviana tagliate negli ultimi mesi per garantire ai sangiorgesi il diritto alla mobilità. E questa è la richiesta avanzata dal Comune nelle scorse settimane in una lettera indirizzata al Presidente della Regione Campania Stefano Caldoro, all'Assessore ai Trasporti regionale Sergio Vetrella, all'Amministratore della circonvesuviana Gennaro Carbone e all'Amministratore di EAV Nello Polese. Faccio mie, hanno scritto dal Comune, le proteste e le rimostranze dei cittadini che sono giunte negli ultimi mesi agli uffici comunali e direttamente alla mia persona, in qualità di sindaco, in riferimento ai disagi che migliaia di concittadini, clienti della circonvesuviana di questa città, sono costretti a subire ogni giorno per l'evidente caduta dell'offerta di servizi erogati dall'azienda. Numerosi treni soppressi in orari di punta sulle linee Napoli, Sorrento e Poggiomarino. Sostanziale sospensione del servizio sull'importante nuova linea San Giorgio, centro direzionale, Napoli.
Il comune ha sempre promosso iniziative per l'utilizzo dei trasporti pubblici nei collegamenti con la città di Napoli e ora queste politiche di sensibilizzazione rischiano di essere del tutto vanificate dall'insufficiente qualità dei servizi che attualmente la Circumvesuviana offre. Ecco perché, conclude la lettera inviata dal comune, si chiede la convocazione urgente di un tavolo di concertazione per trattare la problematica ed individuare le possibili soluzioni, con lo spirito di collaborazione che da sempre contraddistingue i rapporti tra il comune di San Giorgio a Cremano, l'azienda del trasporto pubblico locale e la regione Campania. Tre incontri pubblici con cittadini, partiti politici e associazioni di categoria. E questa è la strategia adottata dall'amministrazione comunale di San Giorgio a Cremano per decidere, assieme alla città e ai cittadini, le modifiche da apportare al progetto di restyling di piazza Massimo Troisi. Nonostante i recenti lavori di ristrutturazione del 2005, infatti, la piazza non incontra più l'apprezzamento dei sangiorgesi e così l'amministrazione ha deciso di rifarle il look, prendendo spunto anche e soprattutto dalle proposte dei cittadini per le modifiche da apportare al progetto preliminare già approvato nei mesi scorsi dalla giunta comunale. Tre faccia a faccia dunque, attraverso i quali ciascuno ha potuto esprimere la propria opinione sulle cose da farsi, per rendere una delle piazze simbolo della città più bella, più sicura e più vivibile. Il rifacimento totale di piazza Massimo Troisi è stato finanziato con 500.000 euro dalla Commissione Bilancio della Camera dei Deputati. I lavori saranno effettuati nei prossimi mesi in seguito alla stesura del progetto definitivo, alla sua approvazione e all'aggiudicazione dei lavori alla ditta che se ne dovrà occupare. Sono stati distribuiti presso tutte le scuole medie della città di San Giorgio a Cremano degli opuscoli informativi del comune contenenti un decalogo antipedofilia, messo a punto dall'assessorato comunale alle politiche sociali. L'iniziativa, fortemente voluta dall'amministrazione, mira a fornire ai bambini e alle loro famiglie, attraverso illustrazioni a fumetto e un linguaggio volutamente semplice e chiaro, tutti gli strumenti utili per riconoscere, prevenire ed eventualmente combattere le varie forme di abuso su minori. Il libretto è stato realizzato dalla Gennaro Punzu Editore assieme ad un team di esperti. Contiene non solo le regole indirizzate ai genitori per permettere loro di riconoscere i campanelli di allarme lanciati dai più piccoli, in modo da poter intervenire tempestivamente, ma anche le regole destinate ai bambini ed alle bambine della nostra città per aiutarli a comprendere quali sono i comportamenti dei grandi dai quali difendersi e per i quali chiedere l'intervento dei genitori. Alcuni soci dell'associazione Bocciofili Villa Bruno hanno preso in cura l'area verde antistante e la sede sociale, concessa recentemente in uso gratuito dal comune di San Giorgio a Cremano al sodalizio. Nelle scorse settimane è stato avviato un impegnativo lavoro di abbellimento dell'area, che è stata liberata dall'erba e da rovi. Tutti i soci, entusiasti dell'iniziativa, si sono impegnati a garantire in futuro la cura costante di questa porzione di area verde ubicata all'interno del bellissimo parco della settecentesca Villa Bruno. L'obiettivo finale è quello di realizzare uno spazio all'aria aperta dove i soci possano trascorrere momenti piacevoli in pieno relax e tranquillità tra una partita di bocce e l'altra. L'associazione Bocciofila di Villa Bruno è un ente meritorio che aggrega numerosi anziani della città che sono uniti dalla passione per questo straordinario sport.